Benvenuti alla prima parte del TG Sport di AdvGiordest R2, nostra radio. Come al solito, la prima parte interessata dalle news sportive nazionali, internazionali, locali e regionali. Andiamo subito a vedere prima le notizie sport regionali, dove può far impazzire in tutti i sensi l'Udinese, dopo una grande rimonta. Fatta anche una doppietta fatto con De Paul, la salvezza poi il mercato, ma interessante soprattutto la rimonta che ha fatto l'Udinese sull'Empoli per questa gara salvezza, che lo stesso sono stati punti d'oro. La corsa alla B portando in gioco il primo match point per la promozione. Basket invece CSA a Udine da luci e ombre, ecco come va e non va a 3 settimane dal via del payoff. Andiamo invece a vedere le notizie sulla Champions League, che vedrà stasera già le prime quarti finali di andata, però siamo alla vigilia di Ajax Juventus. Juve priva del leader Chiellini, che non ci sarà, non recupera dall'infortunio, e si presume che forse sarà la coppia Bonucci e Rugani che regge la luce. Ajax, non lo so. Andiamo invece a vedere la Champions League. Infatti, De Haag, l'allenatore dell'Ajax, dice: dopo Bayern e Real, vogliamo fare bene con la Juve. Ronaldo è un bene che ci sia. Notizie di Serie A. Beh, possiamo dire tante cose, come i fai di mano. Il caos che nasce dalla non conoscenza di un regolamento troppo interpretabile. E niente prova TV per Mandžukić nel calcio a Romagnoli, non c'è condotta violenta, ma non lo so. Andiamo invece a vedere la cosa successa invece per lo sci alpino, dove la goccia, sto bene, sono finita su un tetto di un pulmino, ma sono uscita illesa. Andiamo a vedere le notizie del sollevamento pesi, dove l'Italia ha fatto bella figura, che forza Giorgia Bourguignon e medaglia di bronzo nello strappo agli europei. E invece nell'altra, 111 kg, nello strappo Loredana Toma vince l'oro col nuovo record europeo. Andiamo a vedere nel giro dei Paesi Baschi, volata di potenza di Falippi, con l'arrivo in salita di Goraitz. Serie A, Fiorentina si dimette Stefano Pioli. Messe in discussione le mie capacità professionali e umane. Wow! Il suo posto è stato trovato Bigicca, che sarebbe l'allenatore della primavera della Fiorentina. Andiamo a vedere proprio stasera che ci sarà Tottenham City, il derby inglese, tra tabù e momenti opposti, tra Pochettino e Guardiola, che si sfidano per fare la storia. Andiamo a vedere altre notizie, soprattutto voglio dare un punteggio qui per il pagellone per la 31ª giornata di campionato che è interessato questo weekend scorso. Voto 10 a Daniele De Rossi, guida e simbolo della Roma. E c'è altra notizia, il voto 9 alla solita spietata Juventus, vabbè, non è grande novità. Voto 8 invece a Rodrigo De Paul e Igor Tudor. E infatti posso essere molto contento. Il numero 10 è autore di una prestazione sontuosa, l'allenatore croato ha permesso all'Udinese di svoltare pagina. Il successo sull'Empoli risulta fondamentale in chiave di salvezza, mantiene l'alto l'umore dopo il pareggio di San Siro e la conferma della crescita di Rodrigo De Paul, ormai vero punto di riferimento di casa friulana, la quale della squadra c'era già. Bravo Tudor a ritirarne fuori il potenziale. Voto 7 al Cagliari Maran, ormai praticamente salvo. Voto 6 invece all'Inter Atalanta, un punto che fa bene a entrambi. Voto 5 alla Lazio, che sta sprecando troppo. Voto 4 invece a un Napoli che non ha più stimoli. Voto invece 3 alla fase difensiva dell'Empoli. E voto 2 invece alla stagione di Simone Zaza, incredibile, ha collezionato più ammonizioni
che altro. E invece voto 1 a una Fiorentina sempre più hanno nei mai fatti. Si è visto che Pioli si è dimesso. Voto 0 invece la descrizione sul mano di mano di aria. Dovete capire che nella partita del Torino, dove c'era la Juventus Milan e la Roma, Lazio Sassuolo, le due giocate sono uguali, ma nella Lazio Sassuolo è stato dato il rigore. Invece in quella del Milan, no. Pensate un po' voi. Che differenza. Andiamo a vedere invece altre notizie come quella sulla Serie A. Una bella iniziativa fatta da Antonio Candreva che segna il gol più bello, pagherà la mensa a tutti i bambini poveri di Minerbe. Brutta nota invece proprio per l'Inter perché perde Brozovic, distrazione muscolare alla coscia destra, out almeno 15 giorni. Andiamo invece a vedere Gran Bretagna, Vettel c'è, se in Cina la fortuna ci assiste, può essere una volta proprio buona. Voto, invece scusate, ma andiamo a vedere l'ATP di Marrakesh dove l'italiano ha avuto la peggio contro Erben, infatti sono a Proda, sì, scusate. Sono a Proda agli ottavi di Marrakech e invece finisce l'avventura di Fabiano. Ah, scusate, eravamo due italiani. Nuoto. Federica Pellegrini ai mondiali e alle Olimpiadi. Gareggio per divertirmi. Andiamo invece a vedere. Calcio e sarà rimandato a settembre. Dovrà passare l'estate a studiare con i bimbi disabili. Andiamo invece a vedere di altre notizie. Come quella dell'Argentina, Scaloni investito da un altro, le sue condizioni non sono gravi, per fortuna, nemmeno male. Invece, una cosa incredibile è successa nel calcio brasiliano. Violenta risse in campo in Brasile, la polizia usa lo spray al pepe. Wow. Calcio invece, Pelé dimesso dall'ospedale, stamattina, nelle prossime ore, il ritorno in Brasile, con insieme a Neymar Junior. Giochi olimpici saranno famosi Michael Phelps da 18 anni sognò una medaglia d'oro. Andiamo a vedere altre notizie come quella su MotoGP. Marco teme dubizioso. Il migliorato rispetto al 2018. Memorizziamo i propri punti deboli. Formula 1, Mattia Binotto sulla regola del mondiale 2021. Ci sono molti punti ancora da chiarire. Andiamo a vedere altre notizie. Rizzoli era a rigore sia Juventus Milan e Lazio Sassuolo. Stop per Fabbri, gli errori servono a migliorare, dice. Il Chelsea che fa il derby con la West Ham decide una doppia di Hazard. Invece altre notizie di Di Biagio dall'Europeo puntiamo al massimo che crescita da parte di Kjaer e Zaniolo. Altre notizie. Tiro. Prima di andare alla seconda parte, tiro del mondo, Coppa del Mondo, tiro al volo, Silvana Stanco e terza al trap, Jessica Rossi, quarta. Ah. Bene, allora abbiamo finito qui, ci sentiamo per la seconda parte del TG Sport con tutti i risultati. Vi ringrazio per l'ascolto e mandi mandi, a dopo!